Tutti. Allora, oggi vi volevo parlare di un prodotto che non è affatto nuovo, anzi un pezzo in là, però non, di cui non vi ho parlato e che in realtà vedo ogni tanto riapparire negli stand Essence, quindi ve lo volevo far vedere e magari piano piano lo proviamo insieme. Il prodotto in questione è How to Make Brow Wow. È una palettina della Essence per fare le sopracciglia. La palettina imita, secondo me, quei altri brand che fanno queste palettine in cartone. Però devo dire che è molto carina, è fatta anche molto bene. Io l'avevo comprata, credo, un paio d'anni fa, a dir tutta verità. No, forse un paio no, l'anno scorso. Sta quasi finendo, soprattutto alcune parti della palette, quindi prima se è finita ve la faccio vedere. La palette è fatta così, dietro. Così è di cartone, sono 6 grammi e dura 12 mesi dall'apertura. Si chiama 04 How to Make Brows Wow. E poi ha scritto set per sopracciglia. Ecco uno strepitoso set per sopracciglia, ordinate e definite in pochi istanti. Il set contiene una mini pinzetta, un applicatore, tre colorazioni di ombretto per sopracciglia, un illuminante. Per sopracciglia in ordine, modella le tue sopracciglia nella forma che preferisci. Con la pinzetta riempi il colore delle sopracciglia al colore giusto, applica l'illuminante sotto l'angolo esterno dell'arcata sopraccigliare e lungo la rima inferiore dell'occhio. C'è un inci che non so come possa essere. C'è il dimeticone, metilparabene, propilparabene, quindi insomma sicuramente non è un inci. Ecco bio e questa è la palette e se l'aprite ha lo specchio qua fatto a fumetto e poi qua ha dei cartoncini, anche questi imitano molto cose viste altrove dove vi danno una spiegazione di come fare le sopracciglia. Sono in inglese e tedesco se non mi sbaglio. Secondo me era carino se in questo spazio qui inserivano tipo uno di quei cosini per una di quelle forme per sopracciglia, piuttosto che questo che trovo un po' inutile. Poi la palette sotto è fatta così, quindi ha gli ombretti, la pinzetta e il pennellino. Poi qui vedete questo perché io gli ho staccato questa parte qui e sotto ci ho appiccicato degli altri ombretti, ma questa è una cosa che ho fatto io perché non sapevo dove metterli e l'ho messi qui. Ho pensato che anche quando gli ombretti sono finiti posso tenerla così. Dentro c'è una mini pinzetta. Questa pinzetta è durina a schiacciarla. Funzionicchia, però ecco, se voi siete a casa, io non vi consiglierei di usare questa, vi consiglierei di usare la vostra perché sicuramente questa non è la miglior pinzetta sul mercato. Il pennellino che è questo. Ha da un lato la spugnetta, che è una comunissima spugnetta di quelle anche abbastanza economiche. Io non mi ci trovo malissimo le spugnette, le uso se sono nei set, però ecco, non è niente di che. La parte di qua dovrebbe essere la parte per le sopracciglia, però non so se lo riuscite a vedere, è molto alta, anche un pochino dura, ma riuscite a usarla nella parte delle sopracciglia, però non fate, cioè potete al limite riempire una parte qua delle sopracciglia, però se voi poi volete provare a fare la coda con una cosa spessa così è impossibile. E gli ombretti sono questi qua. Questi qua hanno l'illuminante, che come vedete è una delle parti che sta completamente finendo. I tre colori sono questi e c'è il colore per le bionde, per le brune e per le more, che si chiamano Love Blondes, Love Them All e Love Brunette. E poi c'è l'illuminante, si chiama Lift Me Up. Allora, andiamo a provare a usarla insieme. Io oggi ho sulle sopracciglia il mascara della Essence che poi è ufficialmente finito e è stato buttato. Quindi l'ultima volta me lo vedete, però non sono proprio le mie sopracciglia naturali. Quindi io direi oggi di usare su un sopracciglio magari il colore, quello Love Them All, e sul che è il marrone, questo qua, e
e sull'altro magari Love Brunette, come si chiama? Love Brunette, che è quello più scuro, in modo che così dovreste vedere abbastanza bene entrambi i colori, uno su una sopracciglia e uno sull'altra, e poi magari il colore più chiaro lo usiamo un giorno che non ho niente sulle sopracciglia, che quindi dovrebbero risultare biondicce naturali. Resta il fatto che io non ve lo faccio come tutorial alle solite per farvi vedere come si fanno i sopracciglia, perché io peraltro sono abbastanza incapace anche a farmi le sopracciglia. Voi calcolate che non le tocco, queste sono mie naturali, non c'è tolto nemmeno un pelo, però non c'è neanche aggiunto nemmeno un pelo. Le scurisco solo un pochino per renderle più omologate ai capelli, se no si vede troppo secondo me lo stacco. Però non sono tanto brava a definirle e non mi garba per niente l'effetto finto, quindi io non è che ci insista molto, le scurisco un pochino, riempo qualche buchetto e lì finisce. Allora, confermo il fatto che il pennellino è impossibile usarlo per le rifiniture qua giù in fondo, perché praticamente il settore di questo pennello è esattamente grosso quanto la parte più spessa delle mie sopracciglia, quindi immaginate a tentare di fare la coda con una cosa per me di questo spessore qui, impossibile. Così sono parecchio brutte, perché sembro avvicinarmi a Groucho Marx. Non è un monociglio, però insomma sono belle spesse, l'ho semplicemente cosate per farvi vedere bene 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 il colore. Quindi questo è quello più scuro, è un castano scuro, un moro scuro, non è adatto per una persona secondo me che ha i capelli neri, cioè non è il massimo tono che si può arrivare di sopracciglia, però è adatto alle persone castane, assomiglia diciamo a questo colore qua su, quello castano appunto scuro che avevo sulla base dei capelli. Questo sopracciglio di qua invece è un castano più chiaro, sicuramente una tonalità in meno, e anche secondo me leggermente rossiccio, quindi secondo me questo colore può andare bene per delle rosse scure, castane non scurissime, e sicuramente questo per esempio fra i due colori sarebbe quello che sceglierei più probabilmente. Vi faccio vedere l'altra parte della palette che è rimasta, quella cioè il colore per bionde e il panna, e poi magari vi faccio vedere brevemente un po' così i colori marroni sull'occhio per vedere la scrivenza. Vi dico che in realtà avevo già girato questo video, ma mi sono reso conto che avevo fatto talmente un pasciugo che, se vedete qui dei segni strani, mi sono appena fatta la tinta per coprire la ricrescita, infatti ho anche i capelli bagnati e mi ha un po' macchiato la pelle, per ora non sono riuscita a toglierlo, poi mi ci metto più di impegno, però è così. Allora, il biondo sulle sopracciglia, partiamo subito da quello. Allora, così è il colore super caricato, tra l'altro in diretta mi si è anche bucata la cialda, e vado un attimino a pettinarle. Ok, non sono belle come l'altra volta, io non sono abituata a come vi ho detto credo l'altra volta, io non mi dipingo così tanto le sopracciglia. Questo colore qui secondo me è piuttosto simile al colore che ho originario di ciglia mie, l'unica cosa forse ha qualcosa di un po' strano, tipo una punta un po' rossiccia o qualcosa così che lo rende un po' diverso dal mio colore, però la tonalità è simile e è decisamente, ora mi sono anche appena fatta tinta quindi a maggior ragione, molto diverso dal colore di attaccatura di capelli ho ora, tanto che io questo colore qui adesso sulle mie ciglia non lo userei mai. Per farci vedere il bianco sull'occhio, ok, questo è il colore, è un bianco rosino, cioè io direi è un rosino carne, abbastanza senza infamia e senza lode, nel senso che ha delle pagliuzze luminose dentro, ma secondo me così sembra quasi matte, cioè io non le vedo le pagliuzze. Sicuramente, ecco, se dicessi voglio fare un trucco glitteroso, non sceglierei questo. Vi faccio vedere anche qualche altro ombretto applicato così, un po' alla cavolo, giusto per farvi vedere come scrivano. Ok, questo è il biondo. Vado a mettere un po' del marrone. Messo qua nella piega il marrone un po' più rossiccio, ci vado a mettere sopra quello più scuro. E questo è il marrone più scuro.
come vedete sono poco pigmentati, cioè non sono sicuramente colori che, ecco, lasciano un segno incredibile sull'occhio. Io vi dico la verità, nonostante questo, io li uso quasi tutti i giorni. Allora, che cosa penso? Questa palettina a me è piaciuta. Io preferisco per le sopracciglia dei colori, dei prodotti tipo le matite. Questa non è per sopracciglia, l'ho reinventata io per sopracciglia, perché praticamente, faccio una parentesi, questa era una matita della Essence dove non c'è scritto più niente, ma era di quelle eyeliner gel marrone. Ho detto, ah, bello, c'ho una matita eyeliner di quelle che faccio una bella riga marrone. Quando ho aperta questa cosa era secca, non scrive. Aspettate, ora non siete a fuoco quindi non lo vedete, siete a 3 km di distanza quindi non lo vedete, però vedete, non c'è niente, non c'è niente. Se io pigio come una cosa incredibile, sto pigiando con tutta la forza che ho, questo è il risultato, ma ho pigiato al punto che sono sicura è sotto la pelle e mi si è arrossata. Quindi col cacchio che questa è una matita eyeliner, non la userete mai come eyeliner, perché vi cavate l'occhio. Se voi fate una pressione di questo tipo sull'occhio vi fate oggettivamente male. Quindi io l'ho provata a usare, ho detto vabbè, provo a farci un'ombreggiatura, provo qui, provo là, poi è andata a finire e era inutilizzabile. Quindi che cosa ho fatto? Ho detto, come la uso? La butto. Io odio buttare i prodotti perché l'ho pagati, anche se sono costati 1 euro, 2 euro. Ho detto, gli devo trovare un altro utilizzo. E quindi io questa la uso come matita per sopracciglia, perché siccome qui c'è l'osso zigomatico, no, zigomo è qui, qui c'è l'osso dell'orbita dell'occhio, qua riesco a pigiare di più e quindi un colore, riesco a fare un colorino di questo tipo qui che mi riempie leggermente le sopracciglia. Però ovviamente non è una matita che vi consiglierei, perché il suo utilizzo non era quello, è secca. E però come matita per sopracciglia, non solo se voi volete una cosa molto leggera funziona, ma per oltretutto dura anche un sacco perché si fissa e non si leva più. Fine della storia sulla matita. Io preferisco le matite oppure i mascara, perché tendono a farmi una forma più, cioè a pettinarmi le sopracciglia in una forma più precisa. Anche questa ha una componente un po' cerosina che tende a tenermele un po' più fissate. Invece questi qua sono carini, però non hanno questa, cioè è una polvere, quindi le dovete poi fissare se le volete tenere in posizione con qualcos'altro. Detto questo, sono ombretti e mi sono piaciuti. Hanno in realtà anche questo come ombretto, hanno una componente io definirei vagamente cerosina anche loro, nel senso che sono un po', non lo so, sembra che abbiano una componente un po' più appiccicosa al loro interno, che scorrono un po' più di difficoltà. Durano molto, non fissano le sopracciglia nonostante questo, però durano parecchio, perché io quando uso questi la sera spesso me li vado a struccare, cioè sotto le sopracciglia strucco il colore. E l'ombretto bianco, insomma l'ombretto illuminante è senza infamia e senza lode, è un colorino chiarino, ce ne avete probabilmente altri 5.000, però funziona, come avete visto io l'ho strausato, come base funziona, per sfumare ombretti più scuri funziona. Questi altri tre sono colori che ovviamente se voi siete, cioè se voi lo usate per voi stessi, cioè è difficile che voi riusciate a usarli tutti e tre, perché o vi serve il biondo o il marrone scuro. Se vi piace, è una palette che costa intorno ai 7-8 euro, mi sembra di averla pagata, quindi a basso costo. Gli strumentini che ci sono dentro, difficilmente se la usate a casa andrete a pescare proprio questi, però sono carini, funzionicchiano. Penso che avendo questi tre colori qui vada bene per la maggior parte delle persone, perché riesce ad andare bene abbastanza alle bionde,
medie scure alle castane chiare rossicce e alle castane scure non rossicce. Certo, se voi siete rosse naturali, questo forse è un po' scuro e questo forse è troppo poco rosso. Se siete nere, questo forse è troppo chiaro. Se siete biondissime, questo forse è troppo scuro. Però sono dei fenotipi un po' particolari e quindi, cioè, nel senso, diciamo, per tutti quelli che non hanno un colore estremo di ciglia e sopracciglia, questa palette può andare bene, insomma, trovate una combinazione e va bene. Sostanzialmente a me è piaciuta. Questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!